Infatti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo poncho o maxi maglia che io ho deciso di chiamare alpaca. Questo perché sono andata a realizzarla con la famosissima, bellissima, morbidissima, fantastica cake della Yann Art linea Flora Alpaca. Il colore che ho scelto io è il 440, che potete vedere a tutte queste sfumature che vedete sia davanti che dietro. Allora, io ho utilizzato una sola di questa cake, in quanto è da 250 grammi e misura 940 metri, quindi ha un ottimo metraggio e ho lavorato con l'uncinetto del 4,5. Voglio farvi vedere anche altre fantastiche colorazioni che ci sono presenti sul mio sito. Abbiamo questa che ha le colorazioni del colore dell'alba, abbiamo questa con il verde, oppure c'è questo con il viola, ma vi assicuro che ce ne sono veramente tantissime e le trovate tutte disponibili sul mio sito a Filati Elsa, di cui come sempre vi metto il link in descrizione. Però mi raccomando, due colori sono già quasi terminati, addirittura se non mi sbaglio, di quello fumo cenere mi è rimasto un solo gomitolo. Comunque, per quanto riguarda le taglie più grandi, allora, un gomitolo va benissimo anche per una taglia M, perché come potete vedere la larghezza è veramente ampia e io l'ho stretta in vita con questo cinturino di catenelle. Per una taglia L, in questo caso vi do un piccolo consiglio: se siete alte, quindi più alte di me, diciamo tra 1,75 m e 1,80 m, e siete una taglia L, in questo caso vi dico già che vi occorrono per forza due cake. Se invece siete una taglia L, ma siete basse, quindi diciamo intorno al 1,60 m, 5,60 m, una sola cake va benissimo, perché comunque come punti rispetto a me ne dovete mettere solamente due avanti e due dietro come motivi e poi poter scendere. E comunque a me del filato me ne è avanzato un pochettino, quindi almeno due giri in più davanti, due giri in più dietro. No, forse due no, ma uno sicuramente. No, due lo riuscite a fare, quindi mi raccomando, in questa cosa siate un po' attenti a seconda della vostra altezza, più che proprio alla vostra taglia, più a quanto siete alte. Se siete molto alte, due cake; se invece siete una altezza media o un po' bassa, allora in quel caso una cake solo va benissimo. Come vi ho detto, io ho lavorato con l'uncinetto del 4,5, ho fatto due rettangoli che poi sono andata a cucire qui sugli angoli e anche qua lateralmente, e poi ho fatto una lunga catenella che ho fatto passare per poter stringere questo poncho e trasformarlo quindi anche in una maxi maglia da poter indossare appunto anche in questa maniera quando le giornate torneranno ad essere un po' più primaverili, e quindi non abbiamo bisogno di mettere una giacca, ma possiamo indossare il nostro outfit e mettere appunto questo fantastico poncho. Immaginatevelo sopra dei jeans con una bella camicetta sopra o un maglioncino collo alto di quelli sottili. Secondo me è l'outfit perfetto. Io in questo momento lo indosso sopra un vestitino, quindi adoro anche questo outfit, perché sapete che io sono amante dei vestitini, quindi avere questo sopra è perfetto. La lavorazione è semplicissima, è un giro che va sempre ripetuto, e una cosa che vi devo dire, ma che vedrete anche nel tutorial, io ho iniziato a fare il pezzo avanti a un certo prendendo il filo dal centro. A un certo punto però mi sono fermata quando ero arrivata circa, mi sembra, sui 20 centimetri, adesso non mi ricordo, però nel tutorial lo dico. E poi, prendendo il filo dall'esterno, ho iniziato a lavorare la parte dietro, in modo tale che man mano che poi sono arrivata ad avere la stessa larghezza, ho continuato ad alternare 3 giri avanti e 3 giri dietro per vedere fino a che punto potevo scendere consumando la stessa cake e avendo le due parti uguali. Quindi mi raccomando, fate la stessa cosa, iniziate la parte avanti. Se siete come me, se montate lo stesso numero di catenelle, a quel punto seguite il mio tutorial. Io vi dico anche il numero di giri che ho fatto, ne ho fatto un totale di 40, quindi potete andare tranquillamente a fare il primo pezzo e poi andate dietro e fate il secondo pezzo. Ma se mettete qualche motivo in più o qualche motivo in meno, perché magari lo volete più largo e un po' più corto, in quel caso allora fate la tecnica che vi ho insegnato io, quindi con il filo al centro andate a fare la parte avanti, con il filo laterale iniziate a fare la parte dietro e poi procedete a lavorare entrambe le parti in modo da vedere dove arrivare con l'intera cake. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per realizzare il nostro poncio maxi maglia, io ho deciso di utilizzare le fantastiche cake della Jan Art in linea Floralpaca. Queste cake da 250 grammi che misura 400 metri. Io ho deciso di utilizzare questa cake che è il colore 440, bellissimo, mi piace tantissimo. Queste sfumature hanno anche il beige qui. E vi dico già che naturalmente ci sono anche altri colori presenti sul sito, uno più bello dell'altro, anche se alcuni colori stanno già terminando. Comunque vi dico subito che io lavorerò due rettangoli, uno per la parte avanti, uno per la parte dietro. Le catenelle che monteremo sono in totale 104 catenelle e ci servono per poter avere una larghezza di circa 70 centimetri. E secondo me, come larghezza, vanno bene sia per chi è taglia S, chi è taglia M, e forse per chi è taglia L o taglia XL, vi consiglio di andare a mettere due motivi in più. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4, a cui vanno aggiunte poi altre 4 catenelle. Questo per avere l'inizio uguale alla fine, quindi in realtà potreste fare direttamente il multiplo di 4, però io ci tengo a specificare questa cosa. Quindi dicevo, si ottiene su un multiplo di 4. Io ho montato 104 catenelle, e per lavorare la parte avanti io tirerò il filo. Ho iniziato già a lavorarlo e ho tirato il filo usando questa filetto che trovate qui, vedete, sta anche in quest'altra cake, la trovate in tutte le cake, per poter iniziare a lavorare la parte avanti. Io lavorerò qualche giro, almeno penso una ventina 25 giri. Naturalmente nel tutorial ve lo farò sapere quanti giri ho fatto. Poi inizierò a lavorare subito la parte dietro, stesse catenelle, però il filo lo prenderò dall'esterno e arriverò a fare tanti giri quanto l'ho fatto sul davanti. A quel punto inizierò ad alternare la lavorazione, nel senso che andrò a fare 2, 3 o 4 giri avanti per poi farne 2, 3, 4 giri dietro. Questo perché io voglio che i rettangoli vengano della stessa lunghezza, e non sapendo regolarmi con una cake del genere a quanti giri, centimetri mi posso fermare per avere quella dietro uguale, ho deciso di fare in questa maniera: lavorare i due rettangoli contemporaneamente, in modo tale che a un certo punto, quando il filato inizia a essere sempre di meno, io mi riesco a regolare che se riesco a fare due giri avanti e due giri anche per il rettangolo dietro. Questo vale anche e soprattutto per chi vuole il poncio o la maxi maglia un po' diversa rispetto alla mia. Magari la volete più corta, in quel caso non ci sono problemi, vi fermate prima e potete lavorare tranquillamente la parte dietro, perché sapete già quanti giri avrò fatto io, perché ve l'avrò detto. Però se tipo la volete più larga, però comunque un po' più corta, in quel caso non so quanti giri potreste riuscire ad andare a fare. Quindi in questo caso vi spiego la tecnica che ho utilizzato io per poter, che ho utilizzato io ancora no perché ho appena iniziato a fare la parte avanti, comunque che utilizzerò io per poter andare a fare la parte dietro. E naturalmente, come io ho detto, inizierò poi vi dirò poi a quanti giri ho iniziato a lavorare la parte dietro. Quindi questo è per dire un po' tutto. Per la parte avanti ho iniziato dall'interno, per la parte esterna, e dietro ho iniziato dall'esterno. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 4 e mezzo. Eccomi qua, qui ho il mio piccolo campioncino, e vi faccio già vedere come andare a fare la lavorazione. Andiamo a fare quindi 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella. Rientro altre 3 maglie alte, una, due e 3. Ah, un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che questo è un giro che andrà sempre ripetuto, quindi veramente semplicissimo. Salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro altre 3 maglie alte. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo maglia alta, catenella, rientro altre 3 maglie alte. Ancora salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella, 3 maglie alte. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il giro. Ancora salto 3 catenelle, maglia alta, catenella, rientro e vado a fare 3 maglie alte. Salto 2 catenelle, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta.
Mi giro con la lavorazione e vi faccio vedere come il giro si ricomincia. Vado sempre a fare 3 catenelle, entro dentro l'archetto di una catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte. Una, due, tre. Maglia, vado nell'archetto di una catenella, maglia alta, catenella di separazione. 3 catenelle, 3 maglie alte. Ancora archetto, una maglia alta, catenella, 3 maglie alte, sempre all'interno dell'archetto. Quindi è un giro veramente semplicissimo. Devo scappare il filo. Continuo ancora, archetto successivo, maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte. Ancora, ultima catenella, maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte e andiamo a terminare il giro facendo una maglia alta sopra la ter nella terza catenella, in questa maniera. E si continua così quindi per tutto il giro. Io naturalmente vi dirò quando è che sono, ho iniziato, a quanti giri ho iniziato a lavorare la parte dietro, in modo che lo possiate fare anche voi, perché comunque se siete una taglia diversa o se comunque volete, cioè nel senso non taglia, ma se siete alte in maniera diversa rispetto a me, o se volete fare il più corto rispetto a me, o se avete deciso di farlo più largo, però più corto, vi faccio capire più o meno a quanti giri io ho iniziato a fare la parte dietro, in modo da potervi regolare anche voi che per quei giri potete lavorare tranquillamente. Allora, io ho lavorato il giro per arrivare a 40 centimetri. Vedete, qui sotto sono a 40. Non ho spezzato il filo perché voglio, ho iniziato a fare la parte dietro e come vi avevo detto all'inizio, per la parte avanti avevo preso il filo dall'interno, mentre per la parte dietro ho preso il filo dall'esterno. Quindi adesso ho montato lo stesso numero di catenelle e sto rifacendo lo stesso giro per poter scendere senza aver spezzato il filo qua dietro, in modo tale che arrivando alla stessa altezza di questi della parte avanti posso capire quanto continuare sia per la parte dietro che per la parte avanti. Quindi ripeto, io per il momento mi sono fermata a 40 centimetri per la parte avanti e ho iniziato prendendo il filo dall'esterno mentre per la parte avanti l'ho preso dall'interno, montando sempre lo stesso numero di catenelle, facendo sempre lo stesso giro. Naturalmente alla fine vi dirò quanti centimetri sono riuscita a fare sia avanti che dietro. Io la voglio fare uguale il poncio, quindi sia avanti che dietro lo voglio della stessa lunghezza. Quindi continuo a lavorare la mia parte dietro, non ho spezzato il filo in modo da poter continuare se riesco sia la parte avanti che poi contemporaneamente la parte dietro. Questo per poter avere come si chiama? Il collo, la sfumatura che va normalmente senza subire degli sbalzi, mettiamola così, la parte avanti con la parte dietro. Allora, ho terminato entrambi i due rettangoli. Guardate qui quanto sono lunghi. Ho fatto 40 giri per una lunghezza di circa 53 centimetri, quindi è venuto proprio come una maxi maglia, se vogliamo dire così, però senza maniche. E a questo punto, una volta fatto finito sia dietro che avanti, sono andata a mettermi i marcapunti. Per mettere i marcapunti, io vi dico solo che per lo scollo ho lasciato liberi circa 26 centimetri. Sì, erano 26 centimetri. Che per me va più che bene come larghezza scollo. Mi raccomando, per le taglie più grandi andate a lasciare almeno 2 cm in più, quindi direi un 28 per una taglia M, un 31 per una taglia L. Questo per quanto riguarda lo scollo. E quindi dicevo, io ho fatto 40 giri, quindi adesso vado a cucire le spalle del mio poncio. Cucirò anche lateralmente dal basso verso l'alto, non so ancora quanti centimetri vi farò sapere perché voglio che comunque sia un po' chiuso lateralmente, però voglio lasciare comunque lo scalfo bello largo, quindi devo ancora decidere esattamente quanti centimetri, però naturalmente vi farò sapere tutto. Allora,
Allora, ho cucito come vi ho detto qui per le spalle, lasciando il mio scollo da qua a qua sono circa 26 centimetri. Lateralmente invece sono andata a cucire per 27, scusate, 29 centimetri, lasciando tutto quest'altro invece bello aperto sia da questa parte che da quest'altra parte. Infine, ho fatto anche una lunga striscia di catenelle, quindi striscia di catenelle che poi ho rifinito facendo le maglie bassissime sopra di circa 210 catenelle con del filato che mi era un po' avanzato, in modo da fare questo nastrino che posso far passare, adesso vediamo un attimo, tipo qui e qui, in modo da chiudere in vita il mio poncho. Quindi io ho fatto questa cosa in più con il filato che mi era avanzato. Detto ciò, anche questo poncho è terminato.